Amici e amiche, questa musica vale come sigla di testa della nostra attuale trasmissione. Bene, amici e amiche, benvenuti ad una nuova puntata della trasmissione Muto come un pesce. Tanto per rinfrescarvi la memoria, la nostra attuale trasmissione è intitolata così per associazione di idee a quella soap opera spagnola su Canale 5 da 6 anni e da un anno e mezzo su Rete 4. Questa puntata è una puntata straordinaria. Perché straordinaria? Perché siamo straordinaria, perché siamo già a mattina e generalmente la trasmissione di mattina la facciamo una o due volte alla settimana. Questa puntata è offerta da tutta la gamma Peugeot e vi consiglio di andare a provare qualsiasi Peugeot alle concessionarie Peugeot d'Italia. Per coloro che sono di famiglia numerosa, vi consiglio di andare a provare la Peugeot Travelier, che è la monovolume di 7 posti. Consigli per gli acquisti. Ora vorrei cantare una nuova mia canzone. Musica adesso. Momento di pazienza. Se siete a casa, vi prego cortesemente di spostare mobili, mobiletti, eccetera. Di nonno Raul è una donna che vive sola ed ha due figli, di cui un maschio e una femmina. I figli le hanno fatto arrabbiare e perciò la cugina di nonno Raul vive da sola. Rimasta sola la cugina di nonno Raul, va in giro con la macchina, una macchina col cambio automatico. Mi sa che ha o una Nissan o una Hyundai. La cugina di nonno Raul ha litigato con i figli, è per questo che la cugina di nonno Raul è sola.
la cugina di nonno Gaulo, come macchina possiede? O una Nissan, o una Hyundai. Se ha una Hyundai, certamente combina dei guai. Oppure una Nissan, e non combina guai. La cugina di nonno Gaulo ha litigato con i suoi figli, e i suoi figli le hanno allontanata. So bene che la cugina di nonno Gaulo vive da sola e va in giro per i fatti suoi. Bene, nel concludere questa puntata di stamane, buona giornata a tutti quanti voi e Pilli Scolari augura buona scuola. Se qualche scolaro dovesse avere ai piedi le scarpe fila, tipo quelle bianche, facilmente potrebbe dare un calcio ad un insegnante. Bene, alla prossima ed un bacio dal vostro Mauro. Buona giornata.